Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa puntata speciale di Gamecast, speciale perché prima di partire per le tre nel darvi tutte le informazioni del caso avevo concluso la prima stagione, se così la possiamo identificare, di Gamecast, e questa non è di certo la prima puntata della seconda stagione perché, come avevo già detto, faremo una piccola pausa estiva, ma voglio raccontarvi con questo video e con le immagini che vi mostrerò anche a breve commentandovele che cosa è l'E3 di Los Angeles, come funziona l'E3 di Los Angeles, visto anche dagli occhi di chi come me ci andava per la prima volta e visto soprattutto in un contesto molto particolare rispetto a quello che poteva essere fino allo scorso anno, in quanto questo è stato il primo anno di apertura al pubblico, con dei posti certo limitati e quindi non a oltranza, della fiera losangelina. Prima di partire però non voglio dare per scontato che tutti mi conosciate o sappiate già quello che faccio, e quindi inizierò col dirvi che questo per me è il secondo anno effettivo come redattore, come editor per Lega Nerd dell'area Games. È il primo anno in cui vado alle tre, ma fino a qualche anno fa comunque ero interessato, appassionato del mondo di videogiochi, seguivo tutto attivamente, ho scritto per vari blog, ho aperto anche un mio blog personale, avevo un canale YouTube, comunque ho cercato nel tempo prima di iniziare seriamente questo percorso di parlare di quella che era la mia passione come videogiocatore, e come moltissimi di voi ho sempre seguito le tre di Los Angeles in diretta, facendo anche dei dritti notturni per guardare quelle che sono le conferenze che ovviamente col fuso orario sballato dagli Stati Uniti all'Italia vanno in onda, come quella Sony, solitamente alle 3 di notte, e quindi ci costringono in media a raggrupparci, ecco, come ho sempre fatto io, probabilmente anche molti di voi l'hanno fatto, continuano a farlo, in gruppi di amici appassionati per ritrovarsi tutti a casa di qualcuno o in dei luoghi ad hoc in cui guardare assieme le conferenze, che compongono però soltanto una parte, la prima ed iniziale delle 3, che è più uno show, è più rivolta appunto al pubblico a casa, grazie soprattutto allo streaming che ha preso piede negli ultimi anni e che quindi ha permesso ai publisher e alle varie realtà presenti lì a Los Angeles di mostrare in diretta a tutto il mondo quelle che sono le novità che verranno portate poi nei giorni successivi sullo show floor. È anche vero, come già in tanti hanno rilevato, che l'importanza delle tre è andata man mano scemando negli ultimi anni con l'avvicendarsi di altre conferenze quali PlayStation Experience, eventi singoli di tutti i publisher, di tutte le grosse realtà, e anche nella stessa E3 vediamo che EA con EA Play svolge un suo show al di là di quelli che sono i luoghi veri e propri dell'evento e quindi tutto il circondario del Convention Center di Los Angeles. La stessa Nintendo ormai da anni ha adottato il sistema del Direct, che in questo caso è stato chiamato Nintendo Spotlight, ovvero un evento preregistrato che viene trasmesso tramite i canali ufficiali Nintendo su YouTube in media durante ovviamente i giorni delle tre, ma non c'è una vera e propria conferenza di un nome importante, che è sempre di nuovo più importante all'interno dell'industria, come Nintendo sui palchi delle tre. Ciò nonostante continua ad esserci tantissimo fermento da parte non solo della stampa e degli addetti ai lavori, degli influencer, ma anche del pubblico che vuole partecipare, che vuole conoscere, che vuole scoprire che cosa si cela nelle stanze dei bottoni dove vengono annunciati, decisi, mostrati in anteprima tutti i giochi che andranno poi a comporre le line-up di qui ai prossimi anni. Le conferenze ovviamente sono un momento coinvolgente e spettacolare. Tra tutte quest'anno credo che la più emozionante sia stata quella Ubisoft, con la software house francese che si è mostrata come una grande famiglia unita nell'accogliere sul palco Shigeru Miyamoto, uno dei padri del videogioco come lo intendiamo oggi, che ha ringraziato pubblicamente il nostro Davide Soliani di Ubisoft Milano, suscitando in lui tanta emozione da non contenere le lacrime. È però anche vero che lo scopo primo delle conferenze, che traspare da sempre senza veli, ed è giusto sia così, è quello di vendere i propri prodotti ad un pubblico ampio. Se ripenso al passato, l'effetto che ho testato anche sulla mia pelle è stato proprio quello: correre a finanziare la campagna Kickstarter di Shenmue 3, o a prenotare una PlayStation 4 o Watch Dogs, e sappiamo tutti come in certi casi, ogni riferimento è puramente casuale, si tratti di aria fritta, confezionata però tremendamente bene. Mettendoci piede per la prima volta, ho capito che il vero cuore e la vera ragion d'essere delle tre sta nello show floor,
Il Los Angeles Convention Center non è poi così grande come si può pensare e il sovraffollamento che tanti colleghi, abituati alle edizioni scevre dalla presenza del pubblico, aveva lamentato in quei giorni è un'effettiva realtà. Ma è anche una cosa estremamente bella, perché io ero lì per lavorare ma mi sentivo un po' anche parte del pubblico. Controllando attentamente ogni appuntamento dal mio file di Evernote, tra una pausa in sala stampa e l'altra, venivo catturato senza riserve dagli enormi stand colorati e luminosi che riportavano i loghi di quelle società che creano la magia che risponde al nome di videogames. Camminavo lì, su e giù tra la West e la South Hall del Convention Center, con hamburger e fritti misti da digerire, a contatto con migliaia di persone felici anche di essere in coda per ore e ore pur di provare Mario Odyssey o il nuovo Assassin's Creed o Detroit Become Human. Fortunatamente il fatto di essere lì per lavoro mi permetteva di saltare le file, ma quanta gente si sarà conosciuta e avrà passato bei momenti a parlare delle proprie passioni proprio in quelle file? A pochi metri da chi quelle passioni le crea. Tra quella folla c'erano anche Shigeru Miyamoto, Phil Spencer, Mark Cerny, Hideo Kojima, delle vere e proprie icone per i giocatori di tutto il mondo. E l'emozione che si poteva percepire negli occhi dei giocatori che provavano per la prima volta in anteprima un gioco così a lungo desiderato, come anche per me nel sentire uno sviluppatore in un evento a porte chiuse parlare con orgoglio del proprio gioco, raccontando ai giornalisti in quelle salette, ora dopo ora, quanto lavoro e quanta fatica ci è voluta per portare la demo a Los Angeles e permetterci di giocarla, sono un qualcosa di incredibile. Questa, per quanto mi riguarda, è la magia delle tre ed è il motivo per cui nessuna conferenza in streaming potrà mai pienamente sostituire questo tipo di eventi. Avrei potuto raccontarvi come funziona anche in modo molto più tecnico, con la scaletta degli incontri e degli appuntamenti che ho fatto giorno per giorno, ma non credo sia poi così interessante e il risultato del mio lavoro l'avete già letto giorno per giorno, credo, durante quei giorni lì. Se non l'avete letto, fatelo, ci ho perso del tempo e non sarebbe proprio carino non guardarci, dai. Insomma, questo probabilmente è stato l'ultimo anno delle tre come lo conoscevamo, è stato un anno di transizione che segna un punto fermo e una divisione tra quello che le tre era fino all'anno scorso e quello che probabilmente sarà dal prossimo anno, diventando un evento appunto aperto al pubblico per una parte e in cui probabilmente avremo delle zone riservate esclusivamente alla stampa e quindi degli show floor dedicati probabilmente senza l'accavallarsi delle situazioni che hanno creato diverse criticità anche in questa esperienza, che ripeto, essendo la prima volta per me è stata estremamente bella, spero che l'abbiate seguita su Lega Nerd con la mia copertura, fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti che cosa vi è piaciuto, che cosa non vi è piaciuto, sia della nostra copertura, ma anche delle tre di per sé, degli annunci che sono stati fatti, e ne discuteremo assieme. Ovviamente ricordatevi di lasciare un like al video se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, di iscrivervi ai nostri canali YouTube, sia di Lega Nerd che di Incauto Acquisto, leggere il magazine, lasciare un like alla pagina Facebook e se volete seguire me personalmente trovate qui a destra o a sinistra tutti i miei contatti social. Bene, per questo episodio speciale è tutto, ci rivediamo dopo la nostra pausa estiva con la seconda stagione di Gamecast. Ciao a tutti!